Ciao a tutti, sono Alessio Martinelli e mi occupo di formazione e di consulenza nel mondo della fibra ottica. Una delle principali differenze tra la rete telefonica tradizionale su rame e la nuova rete in fibra ottica è il fatto che sulla rete telefonica su rame per ogni utenza da servire era necessario un doppino, quindi una coppia di fili che partisse dalla centrale e attraverso tutto il percorso che doveva fare lungo la città passando di cavo in cavo arrivasse fino alla casa dell'utente. Quindi se da una centrale partiva un cavo da 1200 coppie, con quel cavo si potevano alimentare al massimo 1200 utenze, forse qualcuna di meno, probabilmente di meno, ma assolutamente mai di più. Nella costruzione di una rete, ovviamente, la posa dei cavi è una di quelle attività che influisce maggiormente per il costo. Quindi c'è la necessità di ottimizzare, bisogna sfruttare il più possibile i cavi che posiamo per ottenere il massimo risultato. In secondo luogo è necessario anche sfruttare al meglio le risorse di centrale. Non possiamo avere per ogni utenza di una città un trasmettitore dedicato nella centrale, sarebbe un costo elevatissimo. Gli operatori che realizzano le reti di distribuzione FTTH riescono a portare il segnale a migliaia di utenze utilizzando cavi relativamente piccoli come questo. Questo in particolare è un cavo, una sezione, un pezzettino di un cavo da 192 fibre ottiche. Le fibre sono divise in 8 piccoli tubetti e ogni tubetto al suo interno contiene 24 fibre. Da 192 fibre possiamo portare il segnale a più di 4.000 utenti. Per farlo è necessario utilizzare un particolare dispositivo chiamato diramatore ottico o più semplicemente splitter. Eccone uno. Lo splitter è un componente ottico passivo, detto brutalmente non c'è alimentazione, è un semplice pezzo di vetro che attraverso una sofisticata lavorazione in fabbrica prevede il taglio di una fibra e la sua divisione di volta in volta in due. Quindi su una piccola piastrina, grazie a una lavorazione tramite laser, è possibile prendere una fibra, ottenerne due e poi di nuovo ottenerne quattro, poi di nuovo ottenerne otto e così via. In commercio sono presenti splitter fino a 128 diramazioni, ma non escludo che si possa fare di più. In realtà esistono tante tipologie di splitter differenti. Quelli di cui stiamo parlando noi si chiamano splitter PLC e hanno la particolarità di prendere il segnale di ingresso, che in questo caso avremo su questa fibra connettorizzata, ma esistono anche splitter con la fibra da giuntare, e appunto questo segnale verrà ripartito esattamente in parti uguali su, in questo caso, le 8 uscite. Questo ha ovviamente un grande costo in termini di potenza del segnale, perché ad ogni divisione della fibra la potenza del segnale viene divisa per due. È ovvio quindi che uno splitter con quattro diramazioni fornirà agli utenti un quarto della potenza originale del segnale, un ottavo nel caso di 8 diramazioni e sulle reti FTTH che abbiamo in Italia, visto che si arriva a un livello di splittaggio 1 a 64, ad ogni utente ovviamente arriva un 64esimo della potenza originale, senza contare poi tutte le perdite dovute alle giunzioni e dovute alle tratte di cavo. È per questo motivo che bisogna lavorare correttamente e costruire queste reti rispettando i massimi criteri qualitativi. Per quanti si stessero chiedendo se queste divisioni hanno un effetto anche sulla banda e sulla velocità di navigazione, diciamo non proprio, perché qui andiamo semplicemente a dividere il segnale in parti uguali. Poi la velocità di navigazione dipende da quanti sono effettivamente gli utenti collegati su tutte le uscite. Se noi abbiamo una rete di distribuzione, un appunto multipunto che dalla centrale raggiunge
un potenziale di 64 utenti, beh, se tutti e 64 gli utenti sono attivi, ovviamente dovranno ripartirsi anche la banda messa a disposizione dal trasmettitore, ma se gli utenti attivi collegati in quel momento sono pochi, ovviamente avranno a disposizione una maggiore quantità di banda. Per raggiungere livelli di splittaggio 1 a 64 difficilmente si utilizzano splitter così grossi, perché se si dovessero guastare ovviamente causerebbero un grande disservizio. Sulle reti che vengono realizzate in Italia è preferibile, e si fa così, utilizzare due livelli di splittaggio. Quindi inizialmente si può utilizzare uno splitter con quattro uscite, e per ognuna di quelle quattro uscite, probabilmente anche in quattro punti diversi poi della rete, installare ulteriori splitter con 16 uscite. Quindi 16 per 4 fa un totale di 64. È possibile realizzare anche lo stesso livello di splittaggio con uno splitter primario con 8 uscite e 8 splitter secondari con altrettante 8 uscite. 8 per 8 fa sempre 64. In entrambi i casi avremo lo stesso livello di attenuazione. Io in mano ho questo splitter contenuto all'interno di questo piccolo case metallico. La fibra è protetta con un buffer da 0,9 mm e c'è un connettore sia per l'ingresso che per tutte le uscite, ma gli splitter possono avere anche forme differenti. Come detto prima, ci sono splitter con la fibra tagliata, quindi da aggiuntare, oppure li possiamo trovare all'interno di case un po' più grossi con delle protezioni di plastica o di metallo per essere inseriti all'interno, ad esempio, degli armadi stradali. Le reti di distribuzione FTTH non sono l'unico campo in cui andiamo a utilizzare questi dispositivi. Un altro utilizzo molto diffuso è quello nelle distribuzioni televisive. Il segnale di un'antenna può essere diviso in parti uguali, ovviamente, per tutti i condomini di un edificio, esattamente come già succede con i ripartitori del segnale televisivo che oggi viaggia sui tradizionali cavi coassiali. Per non perderti le prossime curiosità e notizie sul mondo della fibra ottica e della tecnologia, continua a seguirmi. Io sono Alessio Martinelli e il mio sito fiberspecialist.it. Alla prossima!